arte, musica, shopping e naso in su nell'attesa di vedere qualche stella cadente. È quello che è accaduto ieri sera in Gietene e dintorni. Una serata organizzata dal Comune di Agrigento, dal Consorzio Turistico Valle dei Templi, dal Parco Archeologico e dal Centro Commerciale Naturale via Atene e dintorni. I negozi del Salotto Cittadino sono rimasti aperti fino alla mezzanotte, permettendo così a tantissime persone di fare shopping accompagnati dalla musica, da iniziative artistiche e anche dalla sfilata di esibizione dei gruppi folcloristici della provincia di Agrigento e facenti parte della quinta edizione Il Folklore nel Cuore, organizzata dal gruppo agrigentino I Picciotti da Portedda. Ma non solo, tra un acquisto e l'altro, tantissimi gli occhi rivolti al cielo alla ricerca di una stella cadente per esprimere il desiderio più agognato. In realtà il momento clou dello sciame meteorico non è stato la scorsa notte, ma domani, perché per effetto della precessione degli equinozi le lacrime di San Lorenzo si sono spostate nel corso dei secoli di circa 2 giorni in avanti. E intanto il centro cittadino è di nuovo pronto a far pulsare il cuore dello shopping e del tempo libero. Sabato 13 ritorna aperitivo e cena con shopping, una passeggiata in pieno relax, shopping fino a tarda ora, un aperitivo con gli amici e una cena in uno dei luoghi più eleganti e densi di storia della città. Una proposta, insomma, per trascorrere alcune ore nel salotto buono cittadino in buona compagnia.